ovviamente che la modalità e insomma come è stato introdotto questo evento sia segno insomma di voglia di informarsi e allo stesso tempo di come posso dire, rifiutare un po' il dibattito che si sta creando in questo periodo. Ringrazio anche voi con noi a nome della nostra associazione Andrea per averci consentito di organizzare questo evento. Ringrazio anche la facoltà di economia, soprattutto dopo averci dato la lamagna, insomma. E ringrazio anche i relatori che vi vado a presentare. Dalla mia destra il professor Raggetti, sostegno invece delle ragioni del no, vi è il professor Di Stasi di diritto del lavoro. E dai applausi, si vede subito che giochi in casa. E poi il professor Fanesi, storico e ex professore di storia all'Università di Camerino, che ci vedrà invece ad introdurre la. Faccio velocemente, spero di essere il più breve possibile, una comunicazione di servizio, ovvero alla mia sinistra in fondo trovate un banchetto con le magliette che A2O insieme alle associazioni Ora e Spazio Comune Val hanno deciso di fare per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto. E è una maglietta che viene dai 10 euro in su, dipende quanto chiaramente volete donare. I ricavati di queste magliette andrà in sostegno di, possiamo dire, un sostegno mirato, ovvero andrà a sostenere delle aziende agricole che sono in difficoltà e che quindi hanno, attraverso i nostri contatti, siamo riusciti insomma a trovare queste difficoltà che evidentemente non vengono tanto fatte risaltare nell'opinione pubblica. La prima, per esempio, è un'azienda di Monte San Martino, frazione La Mandola, e l'azienda agricola Marchese Marino, se la volete cercare. Vi spiego velocemente il metodo dell'incontro. Proprio per il fatto che è un evento informativo abbiamo deciso innanzitutto di fare una domanda, possiamo dire, molto generica ai due professori per lasciarli parlare del complesso della riforma, per cui il professor Raggetti vi spiegherà le tesi a favore del sì e il professor Di Stasi le tesi del no. Prima di questa domanda introdurrà, come vi dicevo, il professor Fanesi, poi dopo ci sono arrivati, diciamo, tramite i nostri canali alcune domande, vedremo poi insomma come evolverà il dibattito, però in linea di massima vi saranno altre tre domande che farò io in qualità di moderatore. E per quanto riguarda le domande che voi vorrete porre ai due professori, insieme con l'associazione Voi con Noi, a inizio settembre, quando abbiamo iniziato ad impostare questo incontro, abbiamo deciso di fare una sorta di dibattito telematico, per cui quindi chi volesse fare delle domande al professor Raggetti o al professor Di Stasi può scrivere rispettivamente ai canali di Voi con Noi e di A2O, oppure andando nel banchetto informativo, che raccoglieremo appunto le domande che sottoporremo poi in via diretta ai professori. I professori vi risponderanno, diciamo, se lasciato un contatto. E abbiamo deciso di non fare il dibattito, possiamo dire, che si usa normalmente, semplicemente per il fatto che questo evento è dedicato al singolo che ha voglia di informarsi, al singolo che vuole approfondire. Il dibattito che viene fatto solitamente è chiaro che porta una consapevolezza più collettiva della platea e di tutti noi, però diciamo toglie molto spazio all'approfondimento personale, cosa che invece non fa un dibattito di questo tipo, per cui diciamo questo consente al singolo di avere di avere un rapporto paradossalmente molto più diretto con il relatore e di avere più risposte riguardo. E ancora velocemente, poi penso di chiudere. Volevo rispondere a una domanda che è arrivata anche a Voi con Noi, che è la domandona delle domandone di queste settimane, ovvero perché un'associazione giovanile come A2O e perché Voi con Noi non si è esposta, visto che adesso si stanno esponendo un po' tutti.
sostanzialmente, e poi lo dico io, che come i miei amici e le mie amiche di A2O sanno, volevo espormi a livello di associazione, perché credo che concettualmente una struttura che sta a metà tra cittadini e politica debba necessariamente esporsi in questo momento di democrazia qui. E sono andato poi però a leggere effettivamente qual era questo momento di democrazia, come più che altro veniva vissuto, come viene vissuto ormai da aprile, e abbiamo notato che effettivamente c'era qualcosa di patologico. E patologico cosa vuol dire? Vuol dire che innanzitutto, come abbiamo definito Tommaso Cerno, direttore dell'Espresso, poche settimane fa, sulla 7, questo referendum per molto tempo, anzi forse anche tuttora, è un referendum, si è trasformato in un referendum di palazzo. Cosa vuol dire referendum di palazzo? Sostanzialmente se la stanno, ve la faccio molto chiara anche perché almeno sono meno logorroico, se la stanno lottando fra di loro, pensando che possiamo dire questo momento di democrazia sia solo e quasi esclusivamente un momento elettorale. Cosa che invece per noi non è, anzi è un importantissimo momento di democrazia che dovrebbe vedere la partecipazione di tutti i cittadini. Quando si sono accorti, poco tempo fa evidentemente, che come posso dire, alla fine i cittadini ci andavano a votare per davvero, e quel grande problema del 40% delle astensioni che si diceva ai tempi di Monti e Letta come se fosse stata una catastrofe naturale, effettivamente c'è ancora, hanno deciso di prendere, possiamo dire, la via un po' più semplice o la via che insomma, che voi con noi che A2O non accettano, ovvero i toni demagogici e i toni esagerati e violenti. Andando sempre a finire sulla campagna elettorale, stando sempre attenti a quello che succederà il 5 dicembre, quando invece il 4 dicembre c'è qualcuno che effettivamente deve andare a votare. Quindi, consentitemi questa espressione, per quanto mi riguarda, per come dovrebbe essere vissuto fisiologicamente un momento di democrazia come quello di una riforma costituzionale, al di là del merito, in questo momento la classe politica attuale sta stuprando questo momento di democrazia e noi questa cosa non l'accettiamo. Proprio per questo facciamo un evento informativo. Questa platea dimostra che la gente ha la domanda, ma i cittadini hanno voglia di decidere, effettivamente hanno voglia di decidere, ma possiamo dire che non sono i cittadini che si allontanano dalla politica, ma forse il contrario, almeno in questo periodo, senza andarci a giustificare. Mi dispiace chiaramente generalizzare, però capite che è soltanto una questione di utilità retorica e niente di più. E per quanto riguarda quindi le soluzioni a questi due problemi, il referendum di palazzo e i toni esagerati, abbiamo detto torniamo per strada, concedetemelo, quindi torniamo a parlare, possiamo dire, tra la gente senza esporci, ma diciamo unendo una comunità che nei limiti, possiamo dire, di una fisiologica scelta tra un sì e un no, comunque deve essere unita. E quindi uniamo questa comunità e allo stesso tempo però affidiamoci a persone che per la loro esperienza e per il loro ruolo professionale comunque hanno un'onestà intellettuale tale che ci consente di affrontare il tema senza quei toni possiamo dire esagerati che vediamo tutti i giorni. Spero che voi abbiate colto, diciamo, nell'organizzazione di questo dibattito questa linea, possiamo dire, questo metodo di incontro. Quindi io mi fermo qua, anche perché sono stato già abbastanza lungo, e lascio la parola al professor Fanesi che ci spiegherà, ci introdurrà, possiamo dire, il momento politico e la riforma costituzionale in linea generale, per poi andare a parlare con i due relatori. E vi ringrazio ancora una volta e vi ricordo le magliette per il terremoto quando volete. Grazie mille. Buonasera innanzitutto, grazie per la presenza giovanile e per uno come me con la barba bianca. Incoraggiati è sempre fonte di rinnovamento energetico. Allora, l'intervento che ho scritto, quindi sono 5 cartelle e un quarto, ormai non che sfoglio, scusate l'acqua e sidra che cala, no? Non vi preoccupate, sono circa 15. Le riflessioni che seguono
e lo schema riassuntivo delle principali modifiche alla Carta Costituzionale vogliono rappresentare un contributo modesto e non invasivo dopo ormai quasi un mese di martellanti dibattiti sui media che secondo me sono molto spesso viziati da un atteggiamento dogmatico da entrambe le parti. Sovente si ha l'impressione di ascoltare prese di posizioni di una certezza assoluta, dove il margine per il dubbio per l'elaborazione di una scelta individuale non esiste. Mi propongo con questo schema riassuntivo, l'introduttivo, di pormi e porre alla vostra attenzione delle domande. Sicuramente il tema da me esposto verrà ampliato dai due relatori, per cui mi trovo nella buona condizione di non essere né logorroico né esaustivo come alcune volte ci ha abituato l'incendio del politichese. Come noto, anche se passato poi soffitta, il dibattito parlamentare sulla riforma costituzionale prese avvio alla metà degli anni Ottanta, con l'insediamento nel 1985 della prima commissione per le riforme varata dal Parlamento, presieduta dal liberale Aldo Bozzi. A questa, che non diede alcun risultato, seguirono nel 1992-94 la temita Iotti e nel 1997-98 la bicamerale di D'Alema, più vari comitati e supercomitati come quello più recente del governo Letta. Questo lavorio di riforma costituzionale non ha portato a nessun risultato, a risultati concreti, ma ha definito dei contorni giuridico-formali entro i quali avviare un progetto di riforma costituzionale approdati nell'approvazione della legge Boschi, di cui elencherò fra poco i principali punti modificativi del testo costituzionale. Voglio aggiungere che non esiste un divieto, tra virgolette, né morale, né politico, né teorico di modifica di una Costituzione. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno apportato numerosi emendamenti significativi all'originario testo del 1769, così come hanno fatto altre democrazie occidentali. A mio avviso, bisogna capire se le modifiche sono dettate da un cambiamento sostanziale, sia di ordine politico, culturale, economico e sociale, avvenuto o in corso nella società di riferimento, oppure se cambiamenti costituzionali sono forzature di un ceto politico che intende preservare la sua egemonia o addirittura, come nel caso della B2 degli anni 70, precostituire un quadro costituzionale funzionale al progetto politico. In quel caso, quello della B2 di Licio Gelli, fortunatamente abortito, si parlava di un piano di rinascita democratica. A buon intenditor poche parole. Questa è una riflessione che lascio ovviamente aperta, in particolare al dibattito degli amici delle associazioni promotrici dell'incontro di questa sera, dove so vige uno spirito libertario di confronto aperto e dove, fortunatamente, non si deve sottostare a rigide discipline di partito, di correnti organizzate o peggio alle bizzarrie di leader provvisori ma sempre disturbanti il libero esercizio della democrazia. Personalmente sto riflettendo sul fatto se la situazione attuale, sia dal punto di vista sociale, morale, religioso e politico-economico, risulti differente da quella del periodo post-fascista e post-resistenziale che ha visto l'approvazione nel 1948 della Carta Costituzionale. Il ferreo compromesso che ha portato alla scrittura dell'articolo 6, ovvero quello sulla libertà religiosa e sul ruolo sociale della Chiesa romana, è stato superato. Le due grandi componenti laiciste e cattoliche, da sempre presenti nel paese, come stanno interagendo tra loro? Vedi, per esempio, il recente caso della legge sulle unioni civili. Non era forse il caso, a mio avviso, di mantenere le province e pensare a queste questioni più di fondo che sono legate al mantenimento di una convivenza civile e democratica nel nostro paese, che è ben lungi, secondo me, dall'essere unito e unitario? Oppure ridefinire la questione del rapporto e dell'equilibrio tra capitale e lavoro, che nella Carta Costituzionale appare alquanto sbilanciato
a favore dei ceti lavorativi dipendenti e poco o nulla parla di piccola impresa e mondo artigiano e contadino, tra l'altro lasciando grande libertà di impresa, ma in realtà alla grande impresa. Tanto è vero che la situazione attuale sta radicalmente modificando la struttura dei poteri economici interni al mondo produttivo, con una rimessa in discussione sostanziale del ruolo del lavoro dipendente, fondamentalmente diverso da quello previsto dalla Carta Costituzionale del 48. Non parliamo poi della questione di politica internazionale, con una carta scritta a 3 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con successivi 40 anni di guerra fredda e 20 di guerra mondiale a pezzi, come dice Bergoglio. È tutto come prima, allora? Sono questi ovviamente degli elementi provocatori, ma servono a me stesso come base di riflessione e lo voglio trasmettere anche agli amici presenti. Non per rimanere cristallizzato su ipotesi di immobilismo costituzionale, ma per vedere se questa legge risponde o no ai cambiamenti verificatisi e attualmente in corso. Detto questo, va da sé che mi auguro di fornire con queste poche righe un contributo al formarsi di un'idea sulla legge di riforma costituzionale e sull'orientamento individuale sul voto referendario del 4 dicembre. Io mi sto formando un orientamento e vedremo se terrà sino al voto, ma penso di sì. Ma non è oggetto di istruzione di oggi e sarò ben lieto di cogliere le occasioni di dibattito per il sì e per il no per effettuare una scelta il più consapevole possibile. Ora passo velocemente, giro il terzo foglio, alla parte illustrativa della legge, indicando schematicamente tutti i principali punti di modifica della Carta Costituzionale, molto schematicamente. La Camera dei Deputati sarà l'unica a votare la fiducia. I deputati rimangono invariati nel loro numero attuale, 630, ed eletti con la legge elettorale vigente e sempre a suffragio universale, si spera. È una battuta. Il Senato continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica, ma avrà solo 95 membri eletti dai consigli regionali, 21 sindaci più 74 consiglieri senatori. I cittadini indicheranno questi consiglieri senatori al momento del voto alle regionali. I consigli regionali sono poi tenuti a ratificare la scelta dei cittadini una volta insediati. Inoltre il Capo dello Stato potrà nominare direttamente 5 senatori. Il nuovo Senato che potrà fare? Non avrà facoltà di legiferare in modo ordinario, può solo chiedere alla Camera di modificare le leggi ordinarie da questa approvate, ma la Camera non è tenuta ad osservare la richiesta, nel senso che può anche non considerarla affatto. Il nuovo Senato mantiene invece la piena competenza legislativa in materia di riforme e leggi costituzionali. I nuovi senatori godranno di un regime di immunità come quella dei deputati, ovvero potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione solo dopo l'autorizzazione dell'Aula del Senato. I nuovi 100 senatori parteciperanno poi all'elezione del Capo dello Stato assieme ai deputati, eleggeranno inoltre 2 dei 15 giudici costituzionali. Infine va notato che le due burocrazie interne di Camera e Senato andranno unificate. Abolizione delle province. Nella nuova Costituzione non vi è più la parola province, ma il processo in realtà era già in itinere, in particolare con la legge Delrio che aveva già previsto di non tenere più le elezioni provinciali. Infatti ci sono più. Il processo è attualmente in corso e non penso che si possa più tornare indietro, salvo far rimanere alcune funzioni ai nuovi enti territoriali sostitutivi delle vecchie province, ora definiti di area vasta. Apparente meno federalismo, questo è il titolo dei capitoletti che ho io qua. Lo Stato si riappropria di alcune competenze come energia, infrastrutture strategiche e sistema nazionale di protezione civile. Inoltre, se il Governo lo propone, la Camera dei Deputati potrà approvare leggi anche nei campi di competenza delle regioni nell'interesse nazionale. A questo disegno strategico si affianca, ma non previsto dalla nuova legge costituzionale,
la costituzione di macro-regioni che ridisegneranno nel giro di qualche anno la mappa geopolitica e anche ovviamente legislativa delle nostre attuali regioni. E sapete che è in corso un dibattito sulla formazione di una macro-regione che ci interessa, chiamata l'Italia di Mezzo, che interessa le regioni Marche, Umbria e Toscana. Per ultimo, su questo punto va evidenziato che la nuova legge innalza da 50.000 a 150.000 le firme necessarie per presentare un disegno di legge di iniziativa popolare. In compenso viene introdotto un quorum minore per i referendum sui quali sono state raccolte 800.000 firme contro i 500.000 attuali. Per renderlo valido sarà sufficiente la metà degli elettori delle ultime elezioni politiche, anziché la metà dei iscritti alle liste elettorali. Per ultimo, provvedimenti vari contenuti in questa legge di riforma costituzionale. Eliminazione del CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, perché si dice frutto della legislazione di epoca fascista, ma non sono convinto che questa sia la motivazione reale. Forse è solo un pretesto. Dovrei chiarire meglio. Si dice che costi o costasse 20 milioni di euro all'anno e che fosse diventato un parcheggio per esponenti politici trombati o obsoleti. Però anche l'Inps è di quell'epoca, quella fascista, ma mi sembra che funzioni anche molto bene. Inoltre i regolamenti parlamentari dovranno indicare tempi certi per l'approvazione dei disegni di legge presentati dal governo, ma si prevedono per controbilanciare anche una serie di limiti all'uso dello strumento del decreto legge da parte del governo. Mi sembra che questi, detti molto velocemente, siano i punti principali modificativi alla Costituzione da parte della recente legge, ma i due relatori, prevedo, saranno molto più chiari di me e mi accingo ad ascoltarli con molta attenzione. Grazie. Grazie mille professor Panesi, c'è modo di mettere il PowerPoint del professor Agenti. E allora adesso ringrazio per l'introduzione ancora il professor Panesi e iniziamo il dibattito vero e proprio con il professor Agenti e il professor Di Stasi. Chiaramente alterniamo chi inizierà per primo, quindi ecco, adesso pensavo di far iniziare il professor Agenti e poi dopo iniziare dal professor Di Stasi. Allora, grazie che siamo benvenuti, intanto i ringraziamenti c'è. Io mi ringrazio di abbracciare i ragazzi che hanno organizzato questa cosa fisicamente, perché è un senso di comunione di persone che hanno impegnato il loro tempo, ascoltando una visione di quello che bisognerebbe fare dentro l'università e soprattutto la vostra età. Continuate in questo modo, grazie, vi abbraccio e vi stringo una mano forte. Per quello che abbiamo capito nella vita non si finisce mai di imparare, quindi tutto va preso con le pinze e con la dovuta teoria della relatività, chiaro? Quindi qui non c'è nessuno che a mio avviso dice in verità vi dico, poi andate a finire un po'. Problema numero uno, io vi proporrei, visto che c'è il professor Fanetti e il collega esperti giuristi eccetera, ho pensato di lasciare a loro il compito di andare a fondo tra il petrolio e l'ambito delle visioni di diritto e fare delle riflessioni sulla base di considerazioni un po' diverse. Andiamo velocemente al dunque. Ovviamente il mio problema è la consapevolezza, sempre con la teoria della relatività, scegliere o non scegliere. La decisione è un problema che coinvolge il cervello, ma sulla base di emozioni, sulla base di storie, sulla base di culture, sulla base di idee, sulla base di visioni, e quindi il problema della scelta è un momento importante, come importante a voi tutto il fatto che state qui, a mio avviso, per essere più consapevoli. A me avrebbe voglia di dirvi, quanti di voi qui dentro hanno deciso già cosa scegliere? Alzare la mano.
Bene, facciamo un sondaggio. Quanti hanno deciso di andare a votare? Quindi abbiamo una massa di indecisi enorme su cui possiamo lavorare sfidati. Questo è l'ultimo sondaggio che comunichiamo in diretta, va bene? Tanto la televisione incontra tre persone a parte, dice la gente, dice che abbiamo deciso un incontro. Va bene, io ho fidato. La consapevolezza deriva dal fatto però che quando si va a votare, a mio modesto avviso, si prende un impegno. E non è un impegno di poco conto. Chi ha votato Repubblica nel 1946 ha costruito il nostro avvenire. Non ha fatto una scelta, insomma, a me forse Vittorio Emanuele mi sta, non mi piace, così un genere picco, tappeto, sciabolita, ha fatto casino. È meglio quest'altro che sono un po' arruffoni, però hanno fatto vita di montagna, hanno usato tra virgolette le donne come staffette, hanno fatto qualcosa e via dicendo. Hanno fatto una scelta di proiezione per le generazioni future. Qualsiasi scelta fa il popolo è una scelta di visione, di staccato visione, d'accordo? Poi i giuristi arrivano, fanno le norme, eccetera, ma il problema è l'emozione del popolo che decide. Si decide per il divorzio, poi i giuristi faranno le norme sul divorzio. Si decide sulla morte, poi i giuristi faranno. Quindi il problema è capire che il potere popolare è il potere che segna il destino delle generazioni presenti, ma soprattutto quelle future. Se questo è vero, allora, la comunità italiana, io sono marziniano repubblicano e soprattutto europeo, comincio a usare bene il termine noi patria, noi italiani, io la comunità del nostro paese, e spiegherò fra un secondo perché. Deve avere questa capacità di scegliere con una visione. Qualunque scelta sia fatta, ma con una visione lungimirante e di ampio respiro. Il problema che mi sono posto quindi è la lungimiranza, l'ampio respiro, l'impegno politico, l'impegno a produrre cambiamenti. Taccio. Fuori dal mare, oltre le colonne delle Ancore,
e quindi andiamo a pensare che noi possiamo risolvere tutto perché siamo ancora capaci di dire la nostra come pensavamo un giorno o come pensavamo un giorno. Le cose stanno cambiando terribilmente. Trump, che cosa ha fatto? La prima azione, ha telefonato ai suoi collaboratori e ha detto: togliamo subito i vincoli che Obama ha messo alla Cina. La Cina deve essere libera di fare quello che vuole e quindi i nostri contratti con il sud-est asiatico andranno ridiscussi e annullati. Ma c'è un perché. Il primo problema è il Pacifico. E se l'Oceano Pacifico è il problema, noi siamo quel pallino rosso e ci stiamo scannando per motivi ancora di spazio, di religione. Io va fatti più in là, mi ricordate, vengo anch'io, no, tu no, no? Noi stiamo qui in quel bollino rosso. In realtà il problema è un po' più complesso, per essere consapevoli dobbiamo partire dal contesto, e se non partiamo dal contesto non capiamo forse cosa stiamo combinando. L'Oceano Pacifico diventa il centro del mondo, ma soprattutto l'Oceano Pacifico ha due bagnanti. Questi continenti qua, il paese della Russia e Cina più India. Qua si sta giocando il futuro dei prossimi due secoli, tre secoli. Voi sapete che la Cina ha scavato per costruire grattacieli, ha costruito isole sopra le Filippine, da niente, è arrivata sopra l'acqua e sta costruendo basi militari. Quindi il problema è un po' più complesso di quello che possiamo pensare. Taccio. Siamo abitati in questo sogno insieme a 500, viviamo, vivremo almeno con 500 milioni di abitanti, la Russia ne ha molti di più, la Cina non ne parliamo, l'India non ne parliamo, Stati Uniti e Canada non ne parliamo, perché a questo punto la massa critica umana, demografica, diventerebbe molto più potente nel potere contrattuale nei confronti della storia prossima. Noi abbiamo avuto come Unione Europea nel 2012 il premio Nobel per la pace perché finalmente non hanno sentito i rumori dentro quel bollino rosso. Non ci sono stati morti, non ci sono state bombe fino al 2012, poi c'è un po' di problema ai margini, sta succedendo un po' di problemi. Ma quel Nobel per la pace non l'abbiamo venduto bene nella nostra cultura perché era un altro impegno che avremmo dovuto prendere. Ma l'Europa decide su questo, questo è l'Europa, no? I burocrati contano fin tanto che non ci mandi qualcuno che capisce che il burocrate deve eseguire. Se ci mandi il coglionazzo, il burocrate dice io sono qui e lui passa per la prossima elezione. Non so se sono qui. Il coglionazzo deve in inglese, non riesco a tradurre l'italiano. Occorre allora che cosa fare? Il progetto è questo, un popolo che vuol cambiare, che ha voglia di costruire un sogno, una visione di lungo periodo,
deve cominciare a porsi il problema di fare questi compiti che vanno velocemente ad elencare, ma soprattutto deve partire dai popoli che hanno ereditato la cultura del Mediterraneo, in tutto il Mediterraneo, nord, sud, Medio Oriente, eccetera. Dovremmo essere in grado di esprimere una costituzione che risenta di quei valori. L'integrazione, una lingua se possibile almeno burocratica comune, una normativa, una fiscalità, basta con le cose che ci dividono o ci rendono oggetto di delibere burocratiche. È urgente quindi che qualcosa accada fuori da questa pallina rossa, ci dicano, caspita, l'Europa fa su sé, questi qua non combattono più tra di loro, porca paletta, fanno quelle cose lì. Ma questi bollini rossi ci stanno ad indicare che ci sono ancora giovani o meno giovani che dicono a questa Europa un numero di lancia. Citazione Pirandelli di un teatro napoletano, non so se ricordate il presepe di Edoardo De Filippo. Papà faceva un presepe per ricollegare la famiglia al mondo, a una visione fuori, a una famiglia che fosse riunita, e il figlio degenera un po' fare così. Si alza e papà gli dice, vedi, stiamo facendo il predicato, per il nome, per essere un morbidaccio. Ma perché non dico un morbidaccio? E allora va a te. E poi c'è una bellissima cosa. Allora che cosa scopriamo? Ecco qua, questa è la foto del teatro per il mio figlio. Di solito poi si scoprirà che non lavorato in economia, ma anche al primo anno. Poi non lo riprenderemo. Questo è il mio. Quelli che guidano i movimenti che ci creano problemi per questo sogno, li ho fotografati un attimo. Putin ha bisogno che l'Europa non nasca unita e forte. 500 milioni uniti alle sue frontiere sono problemi. E quindi sostiene coloro che fanno un bagaglio. Tant'è vero che c'è qualcuno che va in giro con la maglietta di Putin e si fa fotografare sulla Piazza Rossa. E altri pensano alla parte del condominio, e altri pensano, ma no, andiamo via, ma noi stiamo meglio da soli, col Pacifico, con miliardi di esseri umani che vogliono vivere come stiamo vivendo noi. I giovani cinesi vogliono i SUV, non so se sono, vogliono i telefonini, vogliono le ricariche, vogliono questo. I loro valori non sono quelli del Mediterraneo, sono presi al volo, profitto breve e arrivederci. Siamo noi che dovremmo cominciare a educare molto, ai valori che hanno permesso la crescita democratica di quei popoli. Non è da poco. Ciao, mette su la barriera? Anche noi l'abbiamo fatto. Questa è l'Europa che non deve vedersi. Le barriere, i controlli. Siamo preoccupati delle 150-200 mila persone che arrivano? Bene. 2.963 persone dalla Repubblica Democratica del Congo che si muovono, 2.476.000 dal Sudan verso il Sudan, 6.500.000 dalla Siria, in Colombia si stanno spostando 5.700.000 persone. L'Europa deve capire il problema, ha un laboratorio di poche persone a questo punto e deve dare l'esempio al mondo su come si integrano queste persone. Questa è la sfida intellettuale, culturale, visionaria, utopica, ma da combattere, che vale la pena, soprattutto con i vostri neuroni freschi di fondo, come fareste ancora abili di pensare voi. Ma in realtà c'è un altro problema che va raccontato, quello che mi fa dire. Voi vedete queste macchie scure? Beh, siamo in economia, adesso vi stronchiamo. Queste macchie sono i paesi che hanno il più alto debito pubblico. America, porta vacca, allora l'Italia ha preso una bronzatura che non finisce più, siamo all'esportatore, altro che protezione seria, no? L'Italia, se contassimo tutti i paesi del mondo, nei debiti del mondo, come debito pubblico pesa il 4,61, ma siccome siamo soli e piccoli, quel 4,61 ci sbarella, altro termine inglese che non so usare in italiano. Ma guardate che cosa significa questa foto. Adesso capisco perché Trump ha dato l'ok a non rompere le balle. Balle sempre, non so come si dice in
in inglese, perché fa figo parlare in inglese ogni tanto, l'italiano di provincia ogni tanto butta in inglese. A questo punto che cosa ha fatto Trump? Ha capito che il debito pubblico americano, quello grosso che abbiamo visto prima, in mano soprattutto a Cina, vedete? Il numero uno. Il numero due è il Giappone, che oggi ha ricevuto. Mi seguite? Da chi è andato? È andato dai creditori. Perché se i creditori, che di solito non dormo di notte perché stanno svegli dicendo me lo ridà o non me la ridà la somma che gli devi dare. Il debitore mediterraneo dice lasciamo passare il tempo, poi si vedrà, riconsideriamo tutto. Ma se gli americani hanno cominciato a dire il Pacifico lasciamolo perdere perché altrimenti ci chiudono il 47% del debito pubblico e ci rendono convertibile la moneta cinese in 3 minuti, tutti vanno a chiedere quella moneta in cambio di dollari, non so se capite coloro che fanno l'economia, e quando c'è la domanda di dollaro all'improvviso c'è il crollo del dollaro. E mentre noi discutiamo, urliamo, ci confrontiamo porta a porta, viviamo le notti insonni della Gruber, eccetera, leggiamo giornali, tutto schiaro, leggiamo... Per il problema della Costituzione, seconda parte, non quella dei valori, quella tecnica, i nostri creditori ci osservano, ci ascoltano, ci valutano. Ci osservano, ci ascoltano, ci valutano la nostra affidabilità come sistema paese altamente debitore. I nostri stranieri che hanno il 40,34% del debito pubblico sono complici, ci ascoltano, ci osservano, ci valutano e ci dicono che farà questo direttore, cambia o non cambia. Noi abbiamo la Troica una volta aveva questi voti, era la Commissione dell'Unione Europea, il commissario europeo, la Mogherini, veramente in mezzo. In realtà questi non contano più nulla. Sapete perché? I burocrati? No. Contano questi qua che ci stanno osservando, guardando, eccetera. Hanno sostituito il potere della Commissione Europea, cioè degli assessori, con quelli dei presidenti e dei capi di governo. Ogni governo va e dice a me mi serve questo, se non lo fa altrimenti impiego. Cosa che state vivendo, stiamo vivendo. E allora il problema ritorna il condominio, non è più la commissione sovranazionale, sono proprio gli stati che negoziano tra di loro con delle cose becere e delle cose talvolta utili. Se fossimo uno stato federale europeo, pensate, il debito dell'Europa non supererebbe il 90% del PIL. E invece siamo solo noi e siamo a 140, cioè con 2.240 miliardi. E i bambini in Italia nascono piangendo perché c'è chi dice un'ostetica dice 33.000 euro di debito prima nasce. Il debito è stato fatto da queste persone, ve le propongo. Io ho messo però i bollini rossi di quelli che oggi non vogliono nessun cambiamento. Chiaro? Guarda caso, ed è interessante questa foto. Il debito sta cercando di risalire come costo, lo spread lo vedete questi giorni, la produzione industriale bisogna tirarla su, questa è la produttività, guardate quelli che stanno perdendo produttività da 20 a 15 anni, due paesi. Gli investimenti che vogliamo per i giovani che vogliono il futuro, o li produce lo Stato, come Keynes insegna, ma lo Stato ha problemi di debito. E allora il problema è i privati, oppure devono venire dall'estero. Ma dall'estero sono quelli che ci osservano, ci vedono, ci analizzano, ci valutano. Questa è la gente di Peretti. Siamo furbetti ancora, nostalgici del passato, siamo smemorati, non ci ricordiamo di avere un debito pubblico così, non ne vogliamo parlare. I giovani devono sapere quello che le generazioni precedenti hanno fatto, molto di buono. Abbiamo tutelato la democrazia, le piante rosse, tutto quello che volete. Abbiamo portato nel paese comunque a livello di eccellenza, ma abbiamo però sistemato i nostri figli, i nostri nipoti, le nostre sorelle, le nostre mogli, noi stessi
in un investimento della pubblica amministrazione dello Stato che ha prodotto 2.400 miliardi. Ne abbiamo beneficiato tutti, non è solo la foto di quello di prima. Tutti ne hanno beneficiato. E adesso arriva per l'appetito. La mia visione economica è questa. E chiudo, anche se ne ho 30%. Oggi ci sono gli indecisi. Gli indecisi o cominciano a studiare queste cose per essere consapevoli di quello che succede quando si vota, oppure si accontentano, ci accontentiamo di opinioni, di titoli di giornali, di gossip, di statistiche, non si sa fatte come, invece di poter conoscere, riflettere, chiarire, evitando l'opportunismo di come votano gli altri, ah, lì hanno votato così, quindi votiamo anche noi così, l'onda la facciamo anche noi, il surf va di moda. Sono delle condizioni che sono completamente diverse e le prospettive dei giovani sono completamente diverse e i debiti pubblici sono completamente diversi, gli investimenti sono completamente diversi. L'ultimo punto. Questo è il debito, questa è la spesa di ogni anno, questa è la spesa pubblica che abbiamo, cerchiamo di mantenere in rapporto col PIL. Questa è la crescita, sperando che sia così. Il livello medio di tassazione per chi paga le tasse è il 42%, perché il nostro paese ha il 40% di evasione fiscale. E allora, l'evasione fiscale non ci porta 109 miliardi l'anno nelle casse dello Stato. Però sì, è una nostra abitudine. Ci possiamo far arrabbiare con quello lì che non ci fa tanto dire, non mette più. L'efficacia della lotta, che è cominciata da poco, ci porta a 15 miliardi l'anno rispetto ai 109, siamo ancora all'inizio. Gli interessi su quel debito ci costano 90 miliardi l'anno. A questo punto, a questa generazione oggi, per poter chiedere un futuro nelle scuole, nelle università, nelle sanità, nei terremotati, potremmo avere quest'anno 188 miliardi di euro in più, se fossimo stati formiche e non cicale. Non so se sono chiaro, e abbiamo il problema di tagliare 10-20 miliardi. E allora, se questo è vero, vediamo lungo, cerchiamo di capire cosa stiamo combinando come paese. Perché votare sì, guardate, le foto di quelli che hanno cercato di fare la spending review, sapete cosa vi scrivo sotto? Che i maggiori ostacoli alla spending review non sono il popolo, sono la dirigenza, l'alta dirigenza dei ministeri, delle regioni, della pubblica amministrazione che non permette di realizzare questo tipo di tagli. Io personalmente ho lavorato, ho conosciuto due o tre personaggi del genere, io mi sono confrontato con loro, è una cosa indegna. Noi stiamo parlando di senatori, gli altri dirigenti della Corte di Cassazione italiana, e lui lo sa, vanno in pensione gli ultimi tre mesi per spassare di grano e prendere il quadruplo dello stipendio della pensione. E tutti i partiti. Ma non è questo, i dirigenti dell'alta amministrazione, i dirigenti delle partecipate a livello nazionale. Questa è la spesa della politica. 600 senatori, 300 senatori, non sono i loro stipendi, sono tutti i postulantes che vanno da quei di noi là. Questo siamo oggi noi la foto. Pochi bambini, pochi maschietti con i colpi di luna e volte non morite, ma non ce la facciamo ammazzare. In più quando siamo addormentati noi prendete la movida e vi fate l'amico. Le donne sono tremende, non c'è problema. Però c'è un problema di sostenibilità della sanità e dei servizi. Questi siete voi, i giovani. Ma una trasmissione che noleggiamo, in una rivista che noleggiamo, ci dice che fra 30 anni i cervelli migliori sono in questi paesi se non facciamo qualcosa come Europa Unita. Ma continuando a fare ognuno la borsetta di studio nel presepe A, B o C che c'ha 700 studenti, non so se sono chiaro, a questo punto della storia o ci diamo una mossa o non ce la facciamo a portargli quelle linee verdi in Europa. Non parlo più dell'Italia, gli studenti europei e americani quando vanno a scuola non fanno un'ora e mezzo di autobus, fanno un'ora e mezzo con tre fusi orari. E cambiano cultura, bianchi, neri, bianchi, musulmani, insieme, e sono stati. Finisco. Lo so che volete andare via, ma poi lo porto da fuori. Allora, a questo punto della storia, guardate qua. Chi arriva a studiare da noi e chi esce da noi? Quella barretta rossa è la seguente. L'Italia cede cervelli. Ma la cosa che mi preoccupa
sono questi paesi, la Svizzera che attiva, il Canada, perché c'è tutto il Pacifico che invece di studiare negli Stati Uniti dove è costosissimo, va a studiare in Canada, mi seguite? La Cina, scusate, la Svizzera attira perché è un sistema molto molto selettivo in entrata ed è specializzato in alcune cose, ovviamente poi con le finanze non c'è. L'ultima bella, nessuno porta a porta ci fa vedere questa foto. Questa foto è una hip raid alla rovescia, i paesi più corrotti. Siamo fighi, siamo fighi. 3-4 regioni in mano alla mafia, alla corruzione, eccetera. Questo ci vedono da fuori quelli che ci ascoltano, ci osservano, ci misurano, ci valutano. È come se noi parlassimo di, senza offesa, un paese come la Nigeria. Diremo, la Nigeria che ha il petrolio, un po' di guerra civile, un po' di casini, il discorso è semplice. O dai questi input al mondo o non esiste. La troica. A, B e C, qui, qua, qua, questa è la troica. Questo ci chiede Juncker, oltre a prometterci gli investimenti che non ci ha dato. Questo promette, ci promette come impegno, prevede che lo facciamo. Questo l'amico italiano di qui sopra. Ma la stessa troica ci dice questo, con le date, ci dice questo, ci dice questo. E allora Monti non è arrivato perché Berlusconi era in crisi, è perché il creditore ha detto, voi ragazzi se continuate così, spendete troppo per Arcore, cercate di pensare al debito pubblico, perché il mondo che ad Arcore non ci metterà mai niente. No? E quindi ha mandato Monti, ha mandato Letta e adesso c'è questo qua, un po' strano, non piace, non mi piace, non lo so, valutate voi, però. Il problema è che cominciano ad arrivare bene, credo che tu non arriverai probabilmente. Siamo noi, siamo noi. Cosa ha fatto questo governo? Ha tentato di fare, ha proposto di fare riforme, perché se non facciamo riforme, quei maledetti debitori, anzi creditori, continuano a menare. Ne ha fatta qualcuna? Qualcuna sì, qualcuno la prova, qualcuna sì. Ma se continuiamo così ci aspettano al varco. Guardate, continua, continua. Finita? No. Volete un'altra? No. Siamo lì, sta ripartendo l'Italia, un pochetto. Ma il gruppo è su risalita. Pensiamo di ridurre il debito, ma siamo ancora lontani. Conclusione. Impariamo a fare come i bambini. Torniamo bambini per una volta. Immaginiamo cosa sognavamo da piccoli, le scarpe dei grandi per fare grandi passi e scoprire il loro mondo. Bene, noi dobbiamo fare l'inverso. Camminare a piedi nudi, mettendoci nelle scarpe dei bambini che ancora non hanno voce, che ancora non ci sono, per preparare per loro un avvenire. È un paese che deve dimostrare di interessarsi di queste generazioni. E non dell'utilità personale degli attuali presenti sulla giostra. La sfida è quella di essere credibili. Il canocchiale di Galileo. Finché guardi l'orizzonte vedi le galee veneziane o nemiche, ma se lo sposti scopri l'astrofisica e i pianeti nel cielo. Devi guardare in alto. Dopo professore, grazie. Che ha deciso dal canto suo di indicare le motivazioni politiche e economiche che stanno dietro alla riforma e per cui quindi bisognerebbe votare sì. Motivazioni politiche e economiche peraltro egregiamente esposte a voi. Ora chiedo al professor Di Stati, chiaramente le lascio tutto il tempo che il professor Raglietti si è preso. E, oltre chiaramente a esporre quello che lei vuole sulle motivazioni sostenibili, no, e chiaramente anche di rispondere qualora voglia alle motivazioni politiche e economiche che ha esposto il professor Raggetti, anche di dare nei limiti del possibile, siccome è un evento informativo, un'introduzione giuridica della riforma costituzionale. Grazie.
sono io che ringrazio voi, anche perché pur essendo abituato a frequentare i giovani, il più delle volte mi trovo di fronte dei giovani amorfi, poco interessati, con poca passione. E invece la vostra presenza mi fa capire come questa scadenza referendaria del 4 dicembre non è una scadenza politica per cui si dice oggi voto in un certo modo, poi se le promesse non verranno mantenute cambierò. La scadenza del 4 dicembre è una scadenza costituente. Non si può cioè pensare che quel voto sia un voto per cui è facile tornare indietro. Ecco quindi perché sono il primo a essere orgoglioso di poter ragionare con voi sul significato vero del referendum del 4 dicembre. Quando nel 1943 l'Italia si è iniziata a liberare da un'oppressione che era tedesca e che era del precedente del regime che ancora in parte controllava molte regioni d'Italia, si aveva un sogno, quello di far accomodare alla tavola imbandita le persone, i lavoratori, i contadini che fino a quel momento erano stati esclusi, così come le donne che non potevano votare, cioè non avevano un diritto di cittadinanza vero e pieno. Era un sogno che si è avverato con un prezzo umano enorme. Si sono dovuti prendere i fucili, salire in montagna e combattere per la libertà, ma anche per i diritti sociali, cioè di quella parte di società, di quella classe sociale che fino a quel momento era stata esclusa e non aveva riconosciuti dei diritti. Il primo diritto è stato quello di poter avere la democrazia, ma avere anche la partecipazione, aver scolpito in una carta fondamentale, come fossero parole sul marmo, i principi che riconoscessero i diritti fondamentali non solo della persona, non solo del cittadino, ma anche del lavoratore. Si è cioè chiesto un trasferimento di ricchezza da chi di ricchezza ne ha sempre avuta tanta, proprietari fondiari, latifondisti, gli industriali che dall'inizio del Novecento hanno accumulato, questo trasferimento di ricchezza a coloro che avevano e hanno come unica ricchezza le proprie braccia e la propria intelligenza. Ora, dell'Assemblea Costituente, eletta con il voto delle donne per la prima volta e da tutti i cittadini all'epoca ultra ventunenni, di quei lavori, di quell'Assemblea Costituente noi conosciamo tutto. Io ho la raccolta degli atti dell'Assemblea Costituente, sono 10 tomi rossurati di 6-7 centimetri ognuno. E della nostra carta costituzionale sappiamo chi l'ha proposta, cosa ha proposto, quale articolo è stato presentato da Tizio, quale da Caio, perché si è messa lì la virgola, qual è stato il compromesso alto. Perché la democrazia ha senso se la casa è di vetro. Cioè, se si può sapere che cosa accade nella stanza dei bottoni, chi decide cosa e per chi. Ora, di fronte a questo aspetto, all'Assemblea Costituente che discute, noi oggi abbiamo una revisione costituzionale che riguarda un terzo
degli articoli della Costituzione, che introduce articoli anche molto lunghi, complessi, alcuni anche sgrammaticati e dal punto di vista della punteggiatura sbagliati, di cui non sappiamo nulla. Io sto facendo degli incontri anche con dei giuristi. Recentemente ho avuto un dibattito col professor Salerno, che è stato sentito più volte dalla Commissione Affari Costituzionali, lui l'ha detto, ne ho avuto conferma, ha anche riferito di essere il consulente del Partito Democratico e di stare in numerose commissioni di studio e di proposta. A lui è stato chiesto durante questo dibattito chi ha scritto la revisione della Costituzione su cui ora siamo chiamati a votare. Io ho pensato, dico, ma gli ha dato un assist, dirà l'articolo X l'ha scritto il collega, su questo articolo ho contribuito io. Invece si è, diciamo così, quasi indispettito e ha risposto: la revisione costituzionale l'ha scritta il governo. A quel punto chi ha fatto la domanda ha chiesto: ma sì, chi del governo? Chi? Non lo so. Ho avuto un incontro recentemente con un onorevole del territorio che ha votato e difende le ragioni della revisione, Lodolini, Emanuele Lodolini, al quale ho raccontato pubblicamente questo episodio e gli ho chiesto: Emanuele, dimmi tu chi ha scritto la revisione costituzionale? E la sua risposta è stata: Renzi e Boschi. Quando sappiamo che Renzi, anche in confronti pubblici, ha detto che lui non è un costituzionalista, che non gli si possono chiedere spiegazioni sul testo. Ecco, questo è un aspetto, io credo, della segretezza di chi, su chi ha scritto la revisione costituzionale, un aspetto inquietante e gravissimo. Perché mi sono ricordato un precedente, la lettera scritta nel 2011 da Draghi e Trichet, cioè della Banca Centrale Europea, che pure prima veniva richiamata. Questa lettera doveva rimanere segreta. Doveva rimanere segreta. E che cosa prevedeva? Che cosa veniva chiesto in questa lettera? Francoforte, 5 agosto 2011, occorrono riforme strutturali, bisogna ridurre gli stipendi, bisogna ridurre le spese delle autorità regionali e locali, che siano prese il prima possibile per decreto legge seguito da ratifica parlamentare entro la fine di settembre 2011 una serie di provvedimenti che vadano a colpire i diritti anche dei lavoratori, della spesa pubblica e quindi dei pensionati e quindi della sanità. Questa lettera doveva rimanere segreta. Che cosa ha fatto il governo? Si è saputo in questa lettera molti mesi dopo. Che cosa ha fatto il governo? Dopo nemmeno due settimane ha emanato il decreto legge, poi convertito in legge mettendo la fiducia. Ora dunque il tema della sovranità che abbiamo conquistato con la Carta Costituzionale oggi viene messo in discussione. Viene messa in discussione perché evidentemente questa revisione costituzionale non è frutto di un processo democratico, di confronto alto tra idee diverse, come si è avuto nell'Assemblea Costituente nel 1946-46. C'è qualcosa che ci sfugge, e però il collega prima ce l'ha anche detto, l'ha dovuto riconoscere, anzi l'ha quasi dimenticato. Chi chiede questo tipo di revisione costituzionale
non è colui che ha a cuore i diritti sociali, i diritti dei lavoratori, dei giovani, di poter studiare, di avere una buona scuola, ma non una buona come titolo, ma una buona come sostanza, scuola, di avere un'università pubblica che permetta la mobilità sociale, di accedere ai livelli più alti anche a giovani che appartengono a famiglie medie, di classe media, modeste, con i genitori impiegati come ho avuto io. E allora in questa mia ricerca mi sono imbattuto in un documento di J.P. Morgan, che tra l'altro è uno dei colpevoli della crisi finanziaria del 2008, che poi si è tradotta in una crisi economica. Questo documento, che pure potete trovare, io prima l'avevo anche scaricato per farvelo vedere, ma soprattutto voi giovani siete più abili di noi nel ritrovarlo. Io ho l'edizione vera, integrale, in inglese. Che cosa chiede J.P. Morgan? J.P. Morgan è un soggetto privato che fa affari con la speculazione, che specula, che ha interesse, per esempio, a che un titolo venga venduto nelle borse a meno rispetto a quanto lo vuol comprare, e quindi persegue interessi, diremmo noi, privatistici, cioè di vil denaro, rispondendo agli investitori, a chi ha già denaro, che decide di sempre più aumentare il suo gruzzolo, il suo patrimonio, il suo potere. Che cosa dice J.P. Morgan? Dice che nei paesi dell'Europa, soprattutto quelli latini, vi è troppa influenza socialisteggiante nelle carte costituzionali. Bisogna rivederle queste carte. E allora dice White Executive, cioè il governo è troppo debole, lo traduco direttamente dall'inglese, è debole il governo centrale rispetto, relative to regions, rispetto alle regioni. C'è una protezione dei diritti dei lavoratori costituzionali. E tutto questo non va bene, perché qual è la logica? Qual è la logica della nostra carta costituzionale? Il riconoscimento e la dignità dei diritti sociali, dei diritti che ci hanno permesso di poter studiare senza avere alle spalle grandi patrimoni da investire per la conoscenza, che ci ha permesso di poterci curare anche se non si dispongono di grandi ricchezze, cioè la possibilità di avere medicine gratuitamente, di andare al pronto soccorso, di avere prestazioni gratis, fiscalizzando il costo. E cioè secondo la regola per cui chi più ha più dà, ma chi più ha bisogno più riceve. Ecco, contro tutto questo si scaglia un soggetto come J.P. Morgan. Ovviamente J.P. Morgan non ha una visione, non è il solo ad avere questa visione. C'è la Goldman Sachs, c'è il Fondo Monetario Internazionale, che fa parte della triade. Ma anche la stessa BCE non è un soggetto pubblico, è un soggetto privato che ovviamente persegue interessi privati, e sono gli interessi liberisti, quelli che vogliono il libero mercato, che non vogliono contemperare il libero mercato con i diritti sociali, che non vedono come fumo negli occhi l'intervento dello Stato nell'economia, che vedono come fumo negli occhi la partecipazione delle persone alle decisioni che li riguardano. Ecco allora che questo aspetto è un aspetto centrale che spiega questa revisione costituzionale. La spiega, perché se ora noi entrassimo più nel dettaglio, scopriremmo come non è vero che si è modificata solo la seconda parte della Costituzione, ma si è andata a erodere alla base i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale.
La nostra carta costituzionale e i principi fondamentali, così dice il titolo, dal primo al dodicesimo articolo. In questi principi fondamentali della nostra carta costituzionale, noi abbiamo eroso da parte della revisione della proposta, che spero non passi, il principio che la sovranità appartiene al popolo. La sovranità appartiene al popolo. Perché viene eroso? E attraverso quali meccanismi? Per esempio, non eliminando un ramo del Parlamento, il Senato, che potrebbe anche stare in una certa logica, ma rendendo il Senato non più eletto, e cioè scelto dal popolo che è sovrano, ma nominato da soggetti che sono già nomenclature. Ecco quindi questo un aspetto che è preoccupante, perché si accompagna alla riduzione degli spazi di democrazia. Le province non sono state abolite, le province esistono, anche noi non le votiamo più, decidono altri per noi. Chi ci deve rappresentare, chi deve prendere le decisioni, non è scelto direttamente. Ma poi c'è anche un altro vulnus, un'altra lesione a questo principio di sovranità, che viene dalla considerazione che il voto non è più uguale, perché il Senato della Repubblica sarà composto da un numero di senatori che non rispetta i cittadini, non li considera tutti allo stesso modo. Alle Marche spetteranno, se passasse questa riforma costituzionale, due senatori. Le Marche hanno 1,5 milioni di abitanti. Quanti senatori spetterebbero, secondo la riforma costituzionale, all'Umbria, che ha 900,000 abitanti? Due senatori. Quanti senatori avrà il Molise, che ha 300,000 abitanti? Due senatori. E allora io non posso accettare un'alterazione del principio del voto uguale, dell'uguaglianza del cittadino nel poter essere rappresentato di questo tipo, cioè che chi è residente nel Molise conti 4 volte chi è residente nelle Marche. Ma si dice, attenzione, nel progetto quei signori che vanno a sedere al Senato non rappresentano le autonomie territoriali, cioè rappresentano la regione e o i sindaci. Ma anche questo non è vero, almeno non è vero per la semplice ragione che è rimasto in Costituzione, l'hanno ribadito, che anche il senatore non ha vincolo di mandato, cioè non risponde a nessuno. E allora non può essere questa revisione costituzionale essere considerata come la panacea, per esempio, del male del trasformismo. Gli attuali parlamentari sono stati eletti sulla base di una legge elettorale, il Porcellum, che prevedeva le liste bloccate. Che vuol dire lista bloccata? Cioè vuol dire che cittadino, l'elettore non esprimeva la preferenza, non sceglieva Tizio o Caio secondo le sue inclinazioni, perché erano scelte dal segretario del partito. In questa legislatura noi abbiamo avuto 234 parlamentari che hanno cambiato casacca dopo essere stati scelti dai rispettivi segretari del partito. E allora voi capite che non potete giustificare il fatto che le Marche abbiano solo due senatori e altre regioni con molti meno abitanti sempre due senatori, dicendo che essi in verità non rappresentano il popolo ma l'autonomia, perché rimane la possibilità anche per il senatore di poter cambiare casacca. Ecco allora uno dei motivi per cui questo nuovo Senato è un Senato che altera un principio
fondamentale contenuto nello stesso articolo 1 del secondo comma della Costituzione. Ma c'è un altro principio, cioè sono diversi che sono modificati dalla seconda parte, traditi dalla seconda parte. Voglio fare riferimento all'articolo 5. L'articolo 5 prevede il disegno dello Stato, perché quando i costituenti si sono seduti a ragionare e a scrivere la nostra carta costituzionale, si veniva da uno Stato centralista e accentratore. Insomma, il centralismo fa molto spesso rima con autoritarismo, con imposizione dall'alto di decisioni che quindi passano sulla testa e sulle volontà di coloro che devono eseguire o ricevere quelle leggi e quelle indicazioni. E questo articolo 5 dice che la Repubblica adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Qualche anno fa il principio di sussidiarietà ci affascinava. Che cosa dice il principio di sussidiarietà? Che le decisioni devono essere prese nel luogo più vicino ai cittadini verso cui sono dirette quelle decisioni. E cioè non imporre dall'alto delle decisioni, ma che hanno riflessi, conseguenze sulla vita di una determinata comunità, di un determinato territorio, ma far decidere a quel territorio qual è la decisione migliore, la scelta migliore per loro. E anche su questo punto, questo aspetto, la revisione costituzionale ci riporta indietro a prima della scelta del costituente, e cioè ci riporta verso uno Stato accentratore e autoritario, perché sarà lo Stato che deciderà anche sulla vita delle persone che vivono nei singoli territori. Voi direte, ma tecnicamente ciò come avverrebbe? Avviene o avverrebbe se passasse? Io spero di no, con la riscrittura dell'articolo 117 della nostra Costituzione. L'articolo 117 della Costituzione riporta la potestà legislativa in favore dello Stato su moltissime materie. Ma c'è soprattutto una norma che a me ha suscitato grande preoccupazione. Come 2 minuti? Quanto ha parlato? Ha suscitato grande preoccupazione. Ed è quella contenuta nell'articolo 117 che dice: su proposta del governo la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Perché cosa c'è dietro questa norma che tecnicamente può lasciare un po' così sorpresi? C'è dietro la rivendicazione dello Stato di poter imporre decisioni in materia non solo di energia. A me ritorna in mente lo scacco e la posizione che ha avuto l'attuale governo sul referendum delle trivelle. Il referendum sulle trivelle, cioè sulla possibilità di bucare il nostro territorio, nella fattispecie qui davanti alla costa, per ricercare petrolio o altri gas, questa
volontà del governo di opporsi alle, alla rivendicazione delle regioni di decidere cosa fare nel proprio territorio, ora viene, diciamo così, santificata. Ma non ci sono, non c'è solo il tema delle trivelle, c'è il tema dell'inceneritore, c'è il tema degli impianti a biogas, c'è il tema della possibilità di far passare sul nostro territorio dei gasdotti, magari su quello stesso territorio particolarmente fragile e su cui si susseguono scosse ormai da molti mesi e che lascia prevedere e presagire un continuo bradisismo. Ma questa norma a me scandalizza anche per un altro aspetto, che è un aspetto, diciamo, che va alle radici delle regole democratiche. Con la rivoluzione francese si è stabilita la ripartizione dei poteri, cioè il bilanciamento tra governo, esecutivo, parlamento che fa le leggi e giudici, autorità giudiziaria che le applica, le fa applicare. Cioè il Parlamento è sovrano nello scrivere le regole e le leggi, il governo le deve eseguire. Allora, quando si dice mi trovate un articolo che dà più potere al governo, io l'ho trovato, è quello che mi resta. Perché solo su proposta del governo la legge dello Stato può intervenire nelle materie che vadino a tutelare l'interesse nazionale. C'è il governo che decide quando espropriare le regioni del potere legislativo e non può, cioè, la Camera e il Senato in autonomia decidere se fare una legge che per esempio tuteli l'interesse nazionale. Deve essere il governo, solo su proposta del governo. Cioè si limita il potere dell'assemblea legislativa su una volontà governativa, che è un'aberrazione, ma un'aberrazione secondo il diritto borghese, secondo il diritto che attualmente permea i nostri ordinamenti giuridici e che deriva dalla rivoluzione francese. Questo è un aspetto, secondo me, che smaschera la vera intenzione di questi che si vogliono far passare come riformatori, ma il riformismo è altra cosa dal revisionismo. Il riformismo è un termine nobile che si accompagna alla possibilità per coloro che non sono mai stati invitati alla tavola imbandita di poter invece avere dignità, ricchezza, di poter far studiare i propri figli e non di avere degli ostacoli che impediscono per esempio l'accesso all'università perché le tasse universitarie sono troppo alte per poterselo permettere. E infine l'ultima questione è quella del rendere il paese più facilmente governabile, la semplificazione. Togliamo la possibilità che l'iter legislativo sia troppo lungo. Ora, in questa legislatura sono state approvate 244 leggi, 5,82 leggi al mese. Troppe leggi, io credo, che vengono fatte. Non c'è un problema di impedire al Parlamento di emanare delle leggi, ce ne sono troppe, e voi sapete meglio di me che più leggi ci sono più la Repubblica è corrotta. Ecco i dati di prima: più leggi ci sono più la Repubblica è corrotta. Ho porcato latino, l'ho detto, è di un sistema partitico che non risponde e cerca di non rispondere ai cittadini ma ad altri poteri che perseguono interessi diversi opposti rispetto a quelli dei cittadini. Ma c'è di più: quali sono stati i tempi per emanare le leggi?
nella scorsa legislatura i tempi medi sono stati di 80 giorni, 45 alla Camera e 35 al Senato. E dunque non si può dire che bisogna deformare la nostra Costituzione per garantire la possibilità di emanare più leggi e in minor tempo, perché questa è una falsità, è una bugia, e la statistica non dice bugia. Ma c'è un altro aspetto, e cioè ammettiamo che la premessa possa essere valida e sostenibile, ma non lo è. L'attuale revisione costituzionale, cioè l'articolo 70, diminuisce gli spazi per il Senato di poter votare allo stesso modo della Camera dei Deputati, cioè questo bicameralismo diminuisce o rimane? Il bicameralismo rimane perché sono dei pasticcioni e degli incompetenti, ma non sappiamo chi sono. Accennava prima che la funzione legislativa, anche con la riforma, è esercitata collettivamente dalle due Camere per una serie, quindi collettivamente dalle due Camere, per una serie di materie, ma queste materie non sono, perché per esempio noi troviamo le funzioni fondamentali dei comuni. Quali sono le funzioni fondamentali dei comuni? La Carta Costituzionale non ce lo dice, una legge ordinaria, tra l'altro modificata con decreto legge 95 del 2012. E noi che cosa troviamo nell'elencazione delle funzioni fondamentali? Tantissime ulteriori materie, dal problema dei rifiuti a quello dei servizi sociali, all'edilizia scolastica, polizia municipale, polizia amministrativa. E dunque il rischio qual è? È che alla luce di questa disciplina, funzioni fondamentali dei comuni, vada chiusa, e alla luce di un'altra materia che viene pure indicata, e cioè su tutte le leggi che riguardano materie disciplinate dall'Unione Europea e su tutto ciò che viene deciso a livello di politica europea, decide anche in modo paritario il Senato, cioè vota anche il Senato esattamente come la Camera. Allora qual è la prospettiva, qual è il rischio vero? Il rischio vero è che ci sia una crisi istituzionale, perché siccome il Senato non sarà nominato barra eletto a seguito delle elezioni dei consigli regionali, nello stesso momento in cui si eleggerà la Camera dei Deputati, potrà accadere che il Senato abbia una maggioranza diversa da quella della Camera. E allora ogni qualvolta il Senato dirà: su questa legge devo votare anch'io allo stesso modo della Camera, perché va a toccare in un comma, in un articolo, le funzioni fondamentali dei comuni, oppure una disciplina di adeguamento di quella europea. L'Europa scrive norme su tutto, dall'orario di lavoro, ai diritti dei consumatori, alle banche, via discorrendo, e i due presidenti non si metteranno d'accordo. Chi scioglierà questo impasse istituzionale? Nel frattempo la legge resta ferma. La Corte Costituzionale allora si creerà un grande ingorgo istituzionale, e la prospettiva, quello che viene venduto come semplificazione sulla base di una valutazione degli orientamenti politici avvenuta dopo le elezioni per il Parlamento Europeo del 2014, che vedeva il PD al 41%, ecco, alla luce di questo modo di pensare gretto, proprio da politichese, non con un senso alto istituzionale che si dovrebbe avere allora quando si va a toccare la carta fondamentale del nostro ordinamento giuridico, cioè la Carta Costituzionale, alla luce di tutto questo io dico attenzione, perché siccome è stata scritta male
questa revisione costituzionale, probabilmente i prospettati benefici non solo tali non sono, ma anzi indurranno ulteriore rischiosità, ulteriori problemi per poterci rendere ancora più deboli di fronte agli attacchi della finanza internazionale che vuol mettere le mani sugli ultimi beni che sono rimasti di nostra proprietà, di proprietà pubblica, come l'acqua, il gas, le utilities. E allora, anche avendo questa prospettiva che ci viene dal sapere con certezza chi è l'ispiratore della revisione costituzionale, noi dobbiamo votare no. Piazzato tutti e due gli interventi, quindi vado molto all'improvvisazione, però comunque credo che in linea di massima si siano capite in particolare la motivazione politica che ha spinto questa riforma, che il professor Accetti ha spiegato egregiamente, il professor Pistati altrettanto, chiaramente con due differenti vedute, e questo la dovrete vedere voi con voi stessi, diciamo, in una bipolarità ideologica prima del 4 dicembre per gli indecisi, e allo stesso tempo comunque una come posso dire, concezione di Costituzione, no? Quindi una professore di Stati, per esempio, parlava di una Costituzione come una carta di valori, denunciava l'argomentazione del no, per cui il toccare la seconda parte non è detto che non vada a toccare l'effettiva, possiamo dire, efficacia della prima. E, mentre dall'altra parte, altrettanto legittimamente, il professor Agenti ci ha mostrato sostanzialmente come questa situazione costituzionale, nel nostro caso, abbia portato effettivamente a dei problemi inevitabili, secondo, diciamo, le argomentazioni del sì, per cui ecco alcune contraddizioni all'interno della nostra carta, ma non solo, ci hanno portato alla situazione politico-economica che poi lui descriveva. Improvviso, dicendovi sostanzialmente, tentando di prendere il problema, penso personalmente, maggiori che poi ci sono pervenute attraverso le domande, e, che sostanzialmente, al di là della complessità o meno della riforma, degli errori o delle soluzioni critiche che ci siano al suo interno, vorrei sapere sostanzialmente, per prima cosa, innanzitutto do ovviamente diritto di replica al professor Raggetti, come darò la controreplica al professor Pistati successivamente. Vorrei che vi soffermaste più che altro sul rapporto che deve necessariamente esserci tra la Costituzione, le regole del gioco, parliamoci chiaro, e la Costituzione materiale poi effettivamente, quindi i soggetti che questa Costituzione la devono applicare, penso per esempio a partiti politici, sindacati, questa è una, possiamo dire, una grande argomentazione per il no, per cui alla fine è il contenuto della Costituzione, ovvero tutti i soggetti che partecipano alla vita della società civile, che è un po', possiamo dire, scarsa. Altrettanta argomentazione favorevole del sì, e vorrei che intervenisse anche qua, è che effettivamente si eliminano dei problemi o comunque delle soluzioni giuridiche che andavano bene effettivamente per un ben determinato periodo storico in cui la Costituzione è stata fatta. Ora invece ci sta, come stava dicendo prima il professor Accetti, possiamo dire rallentando, per cui quindi di fronte alla situazione economica mondiale, ma non soltanto, ci sono effettivamente delle regole costituzionali che ci rallentano. Quindi
le linee guida che vi do sono queste, in particolare sul fatto del rallentamento e velocità. Vi prego di non scendere, possiamo dire, molto dettagliatamente nelle soluzioni giuridiche che dà la riforma, perché siamo veramente strettissimi con il tempo, perché ve lo siete rubati tutto. 19.02, avete perso 5 minuti, vi do altri 2 minuti, poi dopo da studente posso finalmente interrompere un professore e quindi non vedo l'ora di fare. Voce. Mi sentite? Sì. Ok, dal servizio e finendo lo duro di interrompere sempre il professore, perché la lezione ma si fa tutto, ovviamente si fa l'omelia e poi il professore lo riaccarga e si è fatto una bella lezione. Nessuno sa niente cosa è successo nella vostra cervella. Tirate fuori la mano, alzate la mano e interrompete. Velocemente, due cose, io non sono un giurista, mi interessa da un po' di tempo di finanza. Allora, JP Morgan non è il nemico. JP Morgan è anche la società che ci permette di vendere i titoli di debito pubblico ogni mese 10 miliardi nei mercati internazionali. Cioè, questa storia di trovare lo sceriffo, volere il nemico, lui è cattivo, diventiamo opinionisti. Allora, JP Morgan è una società privata che va nel passo, cioè il consulente dei governi. Chi ha un problema, telefona e lo piazza noi. Poi, che siano persone che facciano bene il loro mestiere, che io mi preoccuperei di altre persone che invece non fanno JP Morgan, ma che fanno i proprietari dei fondi sovrani dei singoli paesi. Ci sono dei ragazzi come voi, può pensare, no, ovviamente 27, 28, 34 anni, che manovrano milioni di dollari ogni 5-6 minuti nell'ambito dei flussi globalizzati e informatizzati a livello mondiale, e cui nessuno parla. Allora, a questo punto non è trovare un nemico e dire io a me non mi piace Trump, bisogna vedere cosa fa, che informarsi. C'è il Morgan, che è una banca come altre, oggi c'è la McKinsey, che è molto più influente, perché la McKinsey affitta cervelli predisposti nel seminario della McKinsey. Non so se mi spiego, una cosa è dire faccio un'operazione speculativa, una cosa è ti do il mio cervello che ho tirato su e ho preparato a fare il paracadutista. Quindi, quando vogliamo trovare i nemici, cerchiamo di trovarli nel modo più opportuno, ma soprattutto corretto, perché chi ci ascolta poi ci parla su quello che diciamo. Quindi anche io sono ovviamente sottoposto a questa volta. Secondo, il governo al centro, io conosco Antonio da tanto tempo, so che è una persona molto democratica, molto propensa alla tutela dei lavoratori, lo stimo profondamente. Però bisogna anche dire che questo governo non è che è stato imposto dai soviet o da qualche altro. Questo governo, bene o male, come tutti quelli che abbiamo avuto nel 46 oggi, ce lo siamo scelti, l'abbiamo scelto. E c'è anche il fatto che il governo scelta è tutta gente che abbiamo mandato noi. Si prende studenti, imprese, coglionazzi, e vuol dire che siamo stati frettolosi e pasticcioni quando abbiamo votato. Ma avete fatto l'applauso pasticcioni e frettolosi, avete scusato la parte. Allora, quando uno vota pasticcione e a questo punto fa manda su con il tazzo, poi alla fine la prossima volta cambia. I governi nel nostro paese sono stati tutti eletti dal popolo, i capi dei governi talvolta risentono i genitori, questa è la ragione. La lettera che c'è stata, che deve essere confusa mia, è vero che c'è, perché un paese che stava andando alla rovina, come la Grecia. Chiudo. Che sia una riforma pasticciona, di parlare eccetera. Mi ha telefonato adesso un amico degli Stati Uniti che lavora nei fondi comuni, mi ha detto ma perché ci avete messo 6 misure parlamentari e avete partecipato al dibattito su questa riforma per 6, ping pong, la Senato eccetera, adesso non avete pasticciona. Ma che paese è? Ci avete messo 6 ore, 3 qua e 3 di là. Che paese è? Ci vuole così tanto fare una riforma che addirittura avrebbe dovuto, a mio modesto avviso, eliminare il Senato.
perché non c'è alcun paese dell'Europa occidentale che ha queste cose qui. Quindi noi per tratteggiare, per negoziare, per discutere, andiamo pianino, facciamo passi di rendetonato, facciamo forse le cose pasticciate, ma facciamo qualcosa. Da fuori, se andiamo, no, guarda, in modo. Non è che cambia niente, il sole sorge ancora, però l'immagine è questa. E non è che andiamo a spiegare che i territori non esprimono al finlandese. Ah, è arrivato altro messaggero. Ha detto, scusate, voi avete accumulato 2.400 miliardi di euro. Cosa ci avete fatto? Volete adesso il futuro, le scuole, la sanità? E noi questi soldi non li abbiamo dati al popolo. Non abbiamo un debito così, ma abbiamo le scuole che funzionano, abbiamo le ferrovie che funzionano, abbiamo gli ospedali che funzionano, la sanità di altri paesi è abbastanza eccellente. E allora voi con questi debiti enormi, che cosa avete fatto? Che paese siete? Che sistema siete? E bisogna cominciare a dire che il popolo ha diritto allo studio, all'università, a me lo dico, ci ho passato una vita, ma se poi alla fine non c'è un euro, e non è che stiamo a dire noi ci tolgono i diritti, ce li siamo tolti da 20 anni facendo quello che abbiamo fatto prima, non le formiche ma le cicale. Sì, perché è il popolo che ha comperato i bigliettini dello Stato, è il popolo che non ha denunciato, è il popolo che ci ha pagato il suo certo, ci ha avuto due interessi a due cifre, è il popolo che ha denunciato dei bigliettini, è coloro che i risparmiatori stanno fuori, i risparmiatori fuori ci dicono scusate, come li volete spendere i vostri esordi dal deficit pubblico? Ancora come avete dimostrato di spendere il 2004-2015? Volete andare fuori per fare cose? Terremoto? Benissimo, ve lo diamo. Ha fatto? E vince. Quindi, io sono d'accordo che il momento è duro, ma se non facciamo un sistema, diamo una voce unica e non pensiamo troppo alle cose che ci piacciono, ma quelle che non ci piacciono e che dobbiamo fare, e allora questo paese grazie mille. Io voglio bene come un padre alla professora Gentile. Però i genitori delle volte sbagliano. Soprattutto quando si prendono in castagna, perché prima ci ha detto che il governo del Presidente del Consiglio Monti, Letta, ci sono stati imposti, e ora invece ci viene a dire che anche questo governo l'abbiamo scelto noi. L'abbiamo scelto noi con una legge dichiarata incostituzionale, con un premio di maggioranza, illegittimo, con deputati nominati, con deputati e senatori sotto ricatto, perché se non votavano, intanto molti sono stati spostati dalle commissioni, eccetera, se non votavano andavano a casa. E tutto ciò è accaduto nel momento in cui, per una fase contingente, il Partito Democratico, il cui segretario poi è scommesso Letta, aveva il 41%, cosa che oggi non ha più. Ma questo ci deve dare il senso che la carta costituzionale deve essere rigida, cioè deve avere quei passaggi costituzionali, perché se no torneremo allo statuto albertino, e cioè a una legge che può essere modificata come tutte le altre leggi. Per questo invece dicevo, attenzione, che il 4 dicembre il passaggio è costituente, non è un passaggio politico, è un passaggio costituente, e cioè destinato a durare per generazioni. E dunque cerchiamo, non leggiamo soltanto il quesito truffaldino, vuoi tu un mondo più bello, una casa più grande? Perché tutti vogliamo una casa più grande, avere un grande open space, ma dobbiamo andare a leggere cosa prevede il progetto, perché se il progetto prevede l'abbattimento del muro portante, avremo sì un open space, ma tanto che il terremoto ci casca. E dunque non leggiamo soltanto il quesito, andiamo a leggere la revisione costituzionale, leggete l'articolo 70. Dunque, io credo che il punto fondamentale è questo, cioè ci vogliono togliere la sovranità.
Certo, non c'è solo Jeffrey Morgan, i soggetti sono tanti e diversi e tutti lavorano in un'ottica liberista, e cioè quella per cui il modello è quello degli Stati Uniti. Se tu hai soldi ti curi, se hai soldi per un'assicurazione e vai all'ospedale hai le prestazioni, altrimenti non avrai le prestazioni sanitarie. Se vuoi andare all'università paghi 40.000 euro diretta l'anno, altrimenti non ci vai all'università. Ecco, questo è il modello degli Stati Uniti. Il nostro modello invece è un altro, è quello di poter permettere a chi se lo merita di poter accedere all'università e non pagare le rette o rette o tasse universitarie altissime. Ora, che cosa è accaduto in questi ultimi anni? Che l'università pubblica è strozzata. Ci abbiamo più fondi di ricerca? No. Dobbiamo andare sul mercato, cioè andare da quegli stessi soggetti che vogliono, diciamo così, guadagnare quando non speculare, per noi poter fare ricerca. Le università private invece hanno avuto grandi spazi, grandi pratiche. E così private, non pubbliche. E così sulla sanità, qual è l'obiettivo? È quello di abbassare, per esempio impedendo l'assunzione di medici, di infermieri, la qualità del servizio pubblico per spingerci verso gli ospedali privati. E gli ospedali privati potranno dare lo stesso servizio di quello pubblico, però hanno l'obiettivo di fare utili. Invece ci sono dei beni su cui non si devono fare utili. Sull'acqua non si deve fare utile. L'acqua è un bene di tutti, comune, fondamentale. Il diritto alla salute è un bene comune, fondamentale. Allora, queste costituzioni novecentesche, che però sono modernissime, continuano ad essere moderne, vogliono rappresentare un interesse che è quello dei lavoratori, dei pensionati. Ecco, sui pensionati, l'ulteriore attacco quale sarà? Quello di andare verso pensioni assicurative, cioè pensioni per cui chi ha i soldi avrà una pensione, perché mette da parte, chi non ha i soldi non avrà più la pensione. E allora, per poter, per esempio, andare a toccare le pensioni oggi, esattamente come sta avvenendo in Grecia, occorre una revisione costituzionale che dia meno spazi di democrazia, che impedisca il bilanciamento, il contrappeso tra poteri, che distrugga gli enti rappresentativi degli interessi dei lavoratori e dei pensionati. Ecco quindi che noi dobbiamo avere ben chiaro anche non solo i problemi tecnici per cui la revisione costituzionale deluderà e anzi creerà moltissimi problemi, ma anche qual è l'attacco vero. L'attacco vero è quello, per esempio, di poter espropriare i comuni delle aziende, ex aziende municipalizzate, poterle mettere sul mercato. Quello è il ciccio vero, è lì che vogliono andare. È sulla sanità, è sulle pensioni, è sulla scuola, cioè c'è un mondo che vuol privatizzare, e dunque è costituente il passaggio del 4 dicembre. Vogliamo noi continuare ad avere uno Stato sociale, avere riconosciuti i diritti di noi tutti, che non siamo i ricchi della situazione, oppure vogliamo andare verso quell'altro modello? E non ci si dica che il problema è il debito pubblico, perché abbiamo appena visto che il debito pubblico più alto ce l'ha gli Stati Uniti d'America, che ha quel modello. E quindi rinnovo i ringraziamenti nei confronti del professor Raggetti, del professor Falini, del professor Di Stati. Ringraziamento a voi, non mandatelo passare l'ultima cosa più importante, che con il referendum non c'entra nulla. E innanzitutto speriamo chiaramente di avervi dato una pulce che terrete nell'orecchio fino al 4 dicembre, perché è chiaro che chi veniva a cercare qui la verità assoluta non l'ha trovata e va sicuro che non la troverà. Però questo penso che sia uno spunto molto buono per iniziare ad informarsi qualora avessi iniziato adesso, e vi rinnovo ancora una volta
campagna di Facebook per le magliette per il terremoto. È una cosa a cui noi teniamo tanto perché crediamo che la partecipazione attiva non, ecco, non passa soltanto da una X, ma passa invece anche dalla solidarietà nei confronti di chi a pochissimi chilometri da noi adesso